era il 19 aprile del 1979 quando Andrea Campagna, in seguito ad un turno di lavoro, si trovava sotto casa della sua fidanzata. Aveva fatto il turno di notte ed era andato a casa della fidanzata in via Modica. Erano circa le 2 del pomeriggio, stava scendendo col suocero e quando entrarono in macchina fu ucciso. Fu freddato nell'attimo in cui era intento a salire sulla sua vettura. Venne ucciso da Cesare Battisti con 5 colpi di revolver Magnum 357. Battisti e Memeo passavano con la macchina proprio quando Campagna era sceso dalla casa della ragazza. Allora Battisti scese al volo dalla macchina e gli sparò. In seguito ebbero il dubbio che avessero ucciso la persona giusta o meno, quindi aspettarono con ansia fino a sera, quando i telegiornali confermarono appunto che la persona uccisa era Andrea Campagna. Se io sapessi, forse se io potessi fermare un istante con le dita e riviverlo ancora. Insieme a Campagna c'era il suocero. Tentò di inseguire Battisti, che si girò e puntò la pistola contro di lui, però la pistola era scarica e quindi di conseguenza non successe nulla. Mentre il suocero pensò che la pistola si inceppò. Cesare Battisti scappò a bordo di una Fiat rubata il giorno prima. L'attentato è stato dopo qualche giorno rivendicato dai PAC. Andrea Campagna nasce il 18 agosto 1954 a Sant'Andrea Apostolo dello Ionio. Trascorre la sua infanzia in Calabria e poi si trasferisce con la famiglia a Milano nel 1972. E manifesta subito la volontà di voler fare agente di polizia. Era un agente della Digos, venne ucciso perché qualche settimana prima venne trasmesso in televisione un video. Venne riconosciuto in un video in cui arrestava degli uomini che erano ritenuti coinvolti nell'omicidio di Torreggiani. I PAC, proletari armati per il comunismo, furono un gruppo di terroristi che si formò a Lombardia nel 1977 e dopo le Brigate Rosse e Prima Linea furono tra le prime associazioni terroristiche degli anni di piombo. Erano un gruppo anomalo, le azioni erano azioni punitive e di vendetta. Infatti la prima vittima dei PAC fu Santoro, che venne ucciso ad Udine ed era una guardia carceraria. La sua colpa, secondo i PAC, era quella di essere un torturatore dei prigionieri. Invece Sabbadin e Torreggiani venne uccisi poiché avevano reagito a 2 rapine. Secondo i PAC, Torreggiani e Sabbadin non dovevano reagire e la loro colpa era quella di appunto essersi ribellati, aver reagito, impedendo di compiere un esproprio proletario. Bebeo, che affiancò Battisti durante il delitto e guidò l'auto mentre fuggiva, è stato ripreso in una famosa foto che lo ritrae in via De Amicis. Attualmente sono dedicati ad Andrea Campagna 2 parchi, il primo è qui nella nostra città di Milano e il secondo è a Roma. Nel 2004 gli è stato conferito la medaglia d'oro al merito civile. È stata intitolata a lui la scuola di polizia in Vibo Valentia. Sul luogo in cui è stato ucciso è stata posta una lapide, una targa, è stata posta nella piazza Miani.